lasagne per chiudere i manicomi. Sì, proprio così. Io te l'ho detto tante volte, no? Che sono stato proprio male nella mia vita ed è stato quando ero in manicomio. Adesso che sono passati tanti anni, io non so come ho fatto a passare tutto quello che ho sopportato, perché io ho fatto delle vite che se anche voi le aveste passate, ma che non riesco neanche a dirlo, perché là tutti i giorni erano uguali e ognuno pensava non cambierà mai. Dalle classi pericolose, quelle che potrebbero ribellarsi. E poi farà che rivoluzione? Ma non sarà un po' troppo? Tu ci scherzi, ma è sempre stato così. Oggi la malattia mentale può manifestarsi anche a seguito di mille forme di esclusione, facendoti sentire sempre di più meno adatto, inadeguato rispetto alle richieste del mercato del lavoro e della società in generale, che certo non è indulgente né compassionevole. Ma intanto fino a qui ci siamo arrivati, no? I manicomi sono chiusi, possiamo andare, tornare, lavorare, sappiamo le medicine, sì, da prendere, no? Sì. Sai. Sì. L'importante, cara Infisina, è non smettere di mangiare. Io me ne sono accorto, sì, che mangi troppo, sì, poco. Ci vogliono, sì, le tagliatelle, altro che, sì, sti biscotti. Dai retta, Dario. Sì. Io ho fatto di tutto, sì, per rimanere vivo. Sì. Anche se lì il mangiare era schifoso, sai. Sì. E ti veniva il voltastomaco, sì, solo a pensarci. Sì. 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 Basta.
badarlo dentro delle scodelle di alluminio. I malati non stavano mai tutti seduti perché non c'era abbastanza posto. E avevamo i cucchiai di legno. Poi tazze e cucchiai venivano lavati da due malati così dentro una bacinella, così senza sapone né niente. Ma avevi degli amici? Degli amici? Ma sì, li avevo, ma erano tutti disgraziati come me. Non si sapevano aiutare neanche da soli, sai. Il periodo più brutto l'ho passato con un caposala così infame che se qualcheduno si lamentava lo faceva legare al letto. Legavano i malati alle 3 del pomeriggio e finivano verso le 6. Ma cosa possono fare? Di male dei poveretti, legati come le bestie. Io te l'ho mai detto di Giuseppe, eh? Te l'ho mai detto quando sei impiccato Giuseppe? Allora, a mezzogiorno, aspettavamo il mangiare. E c'era un malato che era muto e ci faceva dei segni. Ma noi non capivamo bene cosa volesse dire. Poi abbiamo scoperto quello che aveva fatto Giuseppe. Anche lui non ce la faceva più. E così aveva trovato aperta la porta della cantina, era entrato e si è impiccato a un trave. Era già morto. Io non mi attentavo più a girare di notte perché avevo sempre paura di trovare qualcheduno piccato. Ma mi ascolti o no? Sì, dimmi. Ma il mio cuore non ce la fa, eh? Una disgrazia dietro l'altra. Non siamo una casa famiglia. Non siamo un centro diurno, si potrebbe chiamare abitare supportato. Guarda, che la parola famiglia è più bella, sì, e somiglia di più a noi tre insieme. Sì. E poi sì, c'è stata una gran conquista. Sì. I ricoverati nei manicomi, sì, possono vivere nelle case e nelle famiglie. È stato il primo passo affinché i malati si riprendessero i propri diritti di cittadinanza. Anche se non è stato facile per le famiglie di quelli che uscivano dal manicomio. Felici come rondini a primavera, ospitare a casa un malato, un parente, che non aveva dove andare. Una volta esauriti i posti nelle comunità terapeutiche e nei centri diurni, che si sono rivelati essere troppo piccoli e troppo pochi per accogliere e riabilitare le persone. Ma intanto... Sì, e intanto si sono creati luoghi di parcheggio e nuova esclusione. Ma fino a qui ci siamo pure arrivati, no? Noi siamo fuori da quel portone là! Lasagna la chiamava la cultura dell'uscire. Siamo fuori. E ognuno, siamo se fuori, può, siamo deve fuori, farcela da solo! Siamo fuori. Dobbiamo siamo vincere fuori, come esseri umani. Non perché abbiamo avuto a che fare con la malattia. Me l'hai insegnato tu, no? No, nessuno se l'aspettava. Ma siamo stati noi ad aiutare i vecchi e i nuovi ricoverati a difendere il loro pezzo di libertà, eh? Thank you.
di veder sorgere il sole. Mi stenderò vicino al mare e io mi inventerò la vita, che il mondo resti a gente come te, che mani e cuori in armonia, a qualcuno che al risveglio dica di sì. E credo che qualcuno ci sia. Io sono davvero una che dice di sì. Sì. E non vuole cadere nella disperazione. Efisia, sei così giovane. Cosa ne sai tu della disperazione? È quella che è entrata in casa mia quando si è saputo che mio zio si era giocato tutto il patrimonio di famiglia, ha venduto di nascosto tutto quello che avevamo. Io e mia madre siamo rimaste senza un soldo, ci hanno buttato fuori di casa per pagare i suoi debiti. Mia madre è una nobildonna sarda, la nostra era una famiglia molto ricca, con tutte le abitudini aristocratiche. Coltello e forchetta, anche per mangiare una mela. Non si metterebbe mai a discutere per una cosa volgare come i soldi. Adesso ha una piccola pensione e vive in due stanzine del comune con la sua dama di compagnia. Lei la chiama così, ma è una poverina che non ha neanche il gas e tutte le mattine chiede se può pulire un uovo. Così ne cuoce uno per lei e uno per mia mamma. Beh, un uovo per uno è ben poco in tutto un giorno, no? Ma no, vai alla mensa della Caritas. Mia madre dice che sono tutti i suoi invitati. Ormai la conoscono, non ci fanno più caso, Certe volte mi domando se ci crede o se vuole che ci creda io. Ma lei è contenta così. La verità non si può neanche dire. È il prezzo che si paga al potere. Gli spiriti liberi li rinchiudono. No, anzi, perdon. Li rinchiudevano. Destinati a marcire di sofferenza, che era la propria e quella di chi stava loro vicino. Condannati dalla paura di una presenza interiore e di un esteriore vestita col camice bianco che dice sempre e solo no. Ma hai dormito? Ecco quello che conta, dormire. La cura! Sembrare normali negli orari e nei comportamenti. Di equilibrio, contessa, che diamine! Secondo me le medicine servono, sì. E tu lo sai. Sì, lo so, servono, sì. Quanta chimica, però, Dio mio. Quella sostanza che mi hanno iniettato quella notte ha penetrato tutto il mio essere. La siringa svuotata che ci tiranneggia. Ma senza? È
delirio di lupo. Bestia umana. Vado dal dottore una volta alla settimana. Ogni volta che parla di sofferenza mi fa ribollire il sangue. Quello lì non sa neanche quello che dice. Com'era, Dario, quella storiella? Ah, sì, sono io. I nevrotici fanno la testella in aria. Gli psicotici ci vanno ad abitare. Sì. E gli psichiatri riscuotono l'affitto. Sì. Ma lo sai che dal manicomio a questa casa, e bada che ho detto casa, differenza che non puoi scordare, perché già alcuni mesi prima che venisse fuori la legge Basaglia, le cose stavano già un po' cambiando ed è stato un gran colpo. È stata la più grande rivoluzione italiana. Però io dico che se vogliamo che quella legge che è uscita 40 anni fa, così che è stata pensata dal professor Basaglia e dai suoi colleghi, punto, funzioni, abbia effetto, dobbiamo dircelo come dover fare, no? E allora cosa scopriamo? Che molti reparti psichiatrici sono ancora a porte chiuse e un malato, dico un matto, ok? Su 10 è costretto alla tensione meccanica, vale a dire che è legata a lei. Ecco. La legge 180 ci ha ridato la dignità di persona, ma per rispetto della nostra sofferenza bisogna portare a termine quel gran lavoro intelligente, coraggioso, che ci ha salvato dall'inferno. Sì, è arrivata anche la legge nuova in questi giorni. Sì. Sì. E per me è cominciata così, che sono caduto dalla motocicletta, sì, no, meglio, mi hanno fatto cadere. Ho vinto la causa in tribunale, ma non ho preso niente, porco mondo, e sono rimasto invalido per quella botta lì. Poi ho messo su la morosa, mi voleva bene, sono stato una bestia. Lei è rimasta incinta, abbiamo fatto anche le pubblicazioni e poi l'ho piantata lì perché mi faceva paura il matrimonio, mi faceva paura perché ho cominciato a pensare se mi dovessi ammalare, se lei mi dovesse morire, peggio ancora, rimango vedovo con una bimba. Te l'ho mai fatta vedere la foto di mia figlia? No. Adesso guardate, era così bella. Ecco, io non la vedo mai. I dottori dicono che io starei meglio fuori. Eh già, anche se io adesso sto bene, per ogni tanto qualche giramento di testa. Però sarebbe bello che voi veniste con me. La piccolina, e anche tu, Gigi, il nostro filosofo. Sì. Eh? Vecchio giglio appassito ormai, rimpiango la mia linfa e il mio candore, non capirò mai come le nostre menti, venute al mondo per gioire e specchiarsi, ergano muri per non vedersi. Oggi il mondo si prepara alla soluzione dell'enigma, all'evento, al risveglio della coscienza, perché la ruota non si ferma, produce sempre.